Buongiorno. Ah, buongiorno, salve. Si accomodi. Una cooperativa? Noi? Beh, sì, lei e i suoi soci. Quanti siete? Ah, i miei soci, sì, siamo in tre. Bene, tre è il numero minimo per fare una cooperativa. Che tipo di cooperativa vorreste fare? Beh, questo speravo me lo diceste voi. Scusi, sa, ma se non sa che tipo di cooperativa fare, perché volete fare una cooperativa? Una cooperativa è un'impresa? Sì, sì, a tutti gli effetti. E allora noi vogliamo fare una cooperativa. Senta, ricominciamo da capo. Perché mi ha chiamato? Sì? Una raccomandata? Sì, venga, venga. Ci mancava solo questa. Sarà qualcosa da pagare? A lei. Grazie. Arrivederci. Arrivederci. Notaio Busillis, la invito a presentarsi domani mattina nel mio studio per comunicazioni urgenti stop. Il signor Anthony Minghella è emigrato negli Stati Uniti negli anni 20. Ha fatto una grande fortuna nel campo delle costruzioni, ma è morto l'anno scorso. Non ha figli e sua moglie è morta tanto tempo fa. Ah, molto interessante. Ma noi cosa c'entriamo? Dalle ricerche che ho svolto per conto dello studio legale Freeman di New York, risulta che voi siete gli unici eredi universali del signor Minghella. Secondo lo studio Freeman Associati, l'ammontare dell'importo corrisponde a questa cifra. Accetto assegni, contanti e anche carte di credito. Dove devo firmare? Il testamento prevede che per poter ricevere l'eredità dovete dimostrare di essere in grado di gestire una vostra impresa. In che senso, scusi? Avete 3 mesi di tempo. Se entro quella data non siete riusciti a dar vita a una vostra impresa, la vostra eredità andrà in beneficenza. Esclusa la quota per il mio onorario, ovviamente, si intende. Ma che tipo di azienda? Qualsiasi tipo, basta che funzioni. Anche se adesso vi vedo di persona, mi rendo conto che è un requisito fin troppo oneroso. Un requisito fin troppo oneroso? Ma va. Beh, forse ha ragione. Noi non ci conosciamo neanche. Mettere in piedi un'impresa insieme mi sembra difficile. Soprattutto perché questa qui non mi sembra che abbia la faccia molto sveglia. Ma come ti permetti? Io sono una grafica con tanto di diploma. Lavoro all'agenzia Brochure Associati. Ah, sì, la conosco. È un'ottima agenzia. Sei assunto? Beh, wey, non proprio. Diciamo che collaboro. Io sono un programmatore. Faccio siti internet. Non so se è presente il sito www.... Sì, punto, 2 punti, punto e virgola, punto esclamativo e punto a capo. Ma sei proprio simpaticissima, eh? Tu invece cosa fai? Io? Ah, faccio il direttore commerciale in un'azienda software. Cioè, facevo. Mi hanno licenziato, hanno spostato tutto in India e in Cina. Beh, allora addio eredità. Certo che mi avrebbe fatto comodo. Ma non buttiamoci giù così, possiamo farcela. In fin dei conti facciamo tutti attività complementari, no? Potremmo tentare. Ciao, basta chiamarmi, non ne posso più. Sì, sì, dai, va bene, ok, d'accordo. Però adesso basta, è già la quarta volta oggi. Tutto bene? Sì, sì, è solo un tipo che non mi lascia in pace. Ecco, potremmo fare un'agenzia per cuori infranti? No, seriamente, io ho molti contatti. Potremmo creare un'agenzia web, un'agenzia che fa siti internet e comunicazione. Sì, ma
Chi si informa? Io non ho tempo. Lavoro. Coraggio, un po' di entusiasmo. Avete visto la cifra, no? Facciamo così. Mi informo su tutto io e vediamo quello che possiamo fare, ok? Non ci siamo, il cliente questa roba qui non piace, è troppo creativa, troppo innovativa. Chi lo dice? Lo dico io, questa è un'agenzia grafica, non atelier d'arte, hai capito? Ma l'ultima volta al cliente è piaciuta. Ascolta, adesso il tuo cliente sono io, se non ti va bene te ne puoi anche andare. Infatti è quello che faccio. E poi smettila di fare quelle telefonate assurde. Tra noi è finita, capito? Finita. Ti farò averla raccomandata. Allora, per che cosa le serve questo finanziamento? Per questo computer, mi serve per il lavoro. Sì, non c'è problema, basta che mi faccia avere una busta paga. Veramente io non sono dipendente. Allora mi servirebbe la dichiarazione dei redditi. Ho appena aperto la partita IVA, ancora non ce l'ho. E allora mi dispiace, ma credo che debba venire fra qualche mese. Senta, io ho una grossa eredità. Mi dispiace. Provo ad informarmi. Sembra facile. E dove mi informo? In comune. Sportello promozione Lega Coop, vieni a creare la tua cooperativa. Una cooperativa, perché no? Buongiorno, mi chiamo Pierpaolo De Paoli. Senta, io ho visto la vostra trasmissione, vorrei avere informazioni su come creare una cooperativa. Allora, mi lasci controllare l'agenda? Guardi, è saltato un appuntamento domani alle 9.30, se per lei va bene. Mi lasci controllare la mia agenda. Ah sì, guardi, dovrò spostare un appuntamento anch'io, ma ce la posso fare. Allora d'accordo, signor De Paoli, la segno per domani. Va bene, grazie. Però, un buon inizio. Fino adesso ho capito che siete tre soci e che volete fare una cooperativa per fare siti internet. Esatto. Benissimo. Allora, prima di tutto vediamo di chiarire che cos'è una cooperativa. La cooperativa è una società a scopo mutualistico. Guardi, a noi i servizi sanitari non interessano. A scopo mutualistico significa che la società serve per soddisfare un bisogno dei soci, che può essere di lavoro, che è il vostro caso, oppure di acquisto di beni e così via. Ma soprattutto preparate un business plan. Un business plan? Sì, un progetto, una descrizione di quello che dovrà fare la vostra cooperativa. Quali saranno le entrate, le uscite, i costi, è fondamentale. Intanto vi prendo appuntamento con il nostro ufficio fiscale, così potrete avere un'idea più chiara. Benissimo, intanto grazie. Arrivederci. Lasci stare, grazie. No, aspetta. Avanti, è aperto. Ciao. Ciao. Allora, perché sei chiamato? Chiara, Franz, ho preso informazioni. Ma per che cosa? Ma per fare un'impresa cooperativa. Così contiamo tutti uguale, non ci vogliono grandi capitali. Anche perché mi sono licenziata. E come mai? Diciamo divergenze creative. E non solo. Domani ho appuntamenti in Lega Coop per discutere alcune ultime questioni legali. Poi però dovremo trovare una sede. Salve. Non si trova. Capita sempre anche a me. Venga, non faccia caso al disordine. Salve. Lei mi chiederà perché dovrei fare una cooperativa invece di una SRL o di una società di persone. Beh, cominciamo col dire che per fare una SRL occorrono almeno 10.000 euro di capitale iniziale. 10.000 euro? Per fare una cooperativa basta molto meno e si tratta comunque di una società a responsabilità limitata. E cioè? Cioè il socio al massimo ci rimette la quota di capitale che ha versato in partenza, non risponde coi beni personali. Nel caso di una società di persone invece la responsabilità è illimitata. Ad esempio, lei ce l'ha un televisore? Sì. Beh, nel caso una società di persone vada male, glielo potrebbero portare via. Beautiful, Piero Angela. No, questa è crudeltà. E in più, quando si vuole uscire da una cooperativa, non c'è bisogno di nessuna formalità, niente notaio, niente carte bollate, basta un verbale del consiglio, si chiama principio della porta aperta.
E quando la cooperativa finisce? Quando la cooperativa finisce, ogni socio riceve la quota di capitale che aveva versato in partenza e se rimane qualcosa va a contribuire al fondo mutualistico per lo sviluppo e la promozione di altre cooperative. Tutto chiaro? Pronto? Ciao Chiara, sono Franz. Ciao! Senti, volevo dirti che mi dispiace di essere stato un po' sgarbato con te. È che questa cosa dell'eredità mi ha messo un po' sottosopra. Non fa niente, dai. D'altronde anch'io ho il mio caratterino. Sai, forse ho avuto un'idea per la sede della cooperativa. Hai da fare domani quest'ora? No, perché? Ti mando un messaggino con l'indirizzo dove vederci. Lo dici tu a Pierpaolo. Aspetta! Questa è la mia tana. Per cominciare potremmo andare bene. Wow, mi piace questo posto. È perfetto. E ce lo daresti gratis? Per la cooperativa. Potrei affittarlo gratis, incomodato gratuito. Io però ho un'altra sorpresa per voi. E cioè? Il primo cliente. Il primo cliente! Questa cosa comincia a funzionare. Di che si tratta? È il progetto per l'informatizzazione dello stadio, un sito internet, prenotazione automatica dei biglietti, newsletter, cose così. Avevo fatto un progetto grafico e al cliente era piaciuto moltissimo. Quando sono andata via dall'agenzia mi ha chiamato a casa, vuole assolutamente me. Però non posso fare tutto da sola, mi serve una squadra. Direi che l'hai trovata. Allora, parlaci di questo progetto. Tutti per uno COP. Interessante, bravi. Avete trovato anche la sede? E abbiamo anche un cliente importante. Guardi a pagina 12. Complimenti. I conti mi sembra che tornino. Certo, ci sarà da lavorare molto. Questo non ci spaventa. Allora resta solo una cosa da fare. E cioè? Prendere un appuntamento col notaio e costituire la cooperativa. Bene, signori. La cooperativa è ufficialmente costituita. Complimenti. Vogliamo parlare adesso di cose serie? Sì. Sì. Bene, allora firmate qui. Bene, quando ci date i soldi? Soldi? Quali soldi? Ma quelli dell'eredità, no? La cifra che ci aveva mostrato era notevole. Ah, quei soldi. Allora, dunque... Questa è la cifra per le tasse italiane, questa è la cifra per le tasse americane e questa è la cifra per il mio onorario. La cifra che resta è qui. Ma con questa non ci si paga neanche una pizza! Ma questa è una truffa! Piano con le parole, è tutto regolare. Anzi, vostro zio vi ha lasciato anche questa lettera. Cari nipoti, noi non ci conosciamo, ma se state leggendo questa lettera vuol dire che avete costituito la vostra impresa. Avete preso in mano il vostro futuro e questa è la cosa più importante. Non lasciate che il denaro vi porti via la vostra voglia di essere liberi e di provare cose nuove. Vostro zio Anthony Minghella. Sì, però posso dire una cosa? È la stessa che penso io? Penso di sì. Tutti per uno? Tutti per uno. Lavoro, ufficio e cappello.